campo. Ecco, siamo ad Assisi, stiamo per partire, stiamo per fare questa marcia, la 50ª, voluta da una persona intelligente e di cuore. Adesso a te la parola. Sono Carlo, vengo da Vicenza, ho 22 anni e sì, sono qua con un gruppo di amici, sì, una bella esperienza, nuove, sempre qua, nuovo cuore. Mi parlavi della tua esperienza di volontariato, un anno e mezzo l'hai passato? Sì, ho fatto un anno e mezzo di volontariato per le missioni in Sud America. Sì. È stata una bella esperienza, ho vissuto abbastanza bene i primi momenti, poi per altri motivi ho deciso di smettere. Che cosa ti ha dato, cosa hai sentito vedendo queste difficoltà in questi paesi? Che è veramente dura, cioè, è difficile, c'è più povertà come nello spirito, che cioè, non restano senza cose da mangiare, così mettono più e gli fa vedere di star bene, che non sta bene davvero. Abbiamo la sensibilità adeguata per dare sostegno a queste persone? Secondo me no, qua cioè, almeno in Italia non c'è questo. Diciamo che ci sono tante associazioni e tante brave persone che operano, però se non si cambia la volontà, diciamo, sociale a livello grande, è difficile poter fare il bene in maniera specifica. Quindi sei d'accordo che ci dobbiamo noi prima cambiare? Sì, dobbiamo cambiare prima noi, cioè, è ovvio, dobbiamo cambiare il modo di pensare noi prima di tutto. Cioè, è difficile anche vedere un vecchietto per strada e dargli un euro, cioè sembra che sia una cosa, cioè, assurda, non lo fa mai nessuno. Quindi anche per i nostri problemi, quando noi diciamo di avere problemi, è importante guardare anche i problemi degli altri. Avere uno sguardo più ampio nel mondo. Adesso in chiusura ti dico che il mio nome è anche Carlo, quindi auguri.